tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questa bella sciarpa ad uncinetto. Questo è un progetto semplice che ho pensato proprio per i principianti. In questo schema utilizziamo solo il punto basso e la catenella. Però, come vedete, la lavorazione ci dà una trama molto molto bella. La mia sciarpa è lunga circa 190 cm e per farla ho utilizzato il filato duetto, sono gomitoli da 50 grammi, è consigliato per ferri o uncinetti da 4 mm e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. E per fare questa sciarpa lunga circa 1,90 m ne ho utilizzati 4 gomitoli, quindi duetti. E ho usato un uncinetto da 5,5 mm. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nel primo messaggio sotto al video vi lascio il link della merceria Arcobaleno dove potete trovare tantissimi colori di questo filato. La mia sciarpa è larga circa 16 cm senza il bordo e per ottenere i 16 cm lavorando a righe ho lavorato righe da 38 punti. Se voi la volete ancora più larga potete ovviamente montare più punti, il punto è multiplo di 2. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo il lavoro montando 38 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38. Lavorate le 38 catenelle. Iniziamo la prima riga, che è una riga di preparazione. Lavoriamo una catenella e contiamo 1, 2 e nella terza catenella lavoriamo un punto basso. Lavoriamo una catenella, saltiamo un punto e nel successivo un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Una catenella, saltiamo una catenella di base e nella successiva un punto basso. Una catenella, salto un punto e nel successivo un punto basso. E continuiamo in questo modo fino a completare tutta la riga. Una catenella e un punto basso nell'ultimo punto. E questa è la riga di preparazione. Ora giriamo il lavoro, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto basso lo lavoriamo nell'archetto tra i punti bassi. Se guardiamo sotto ci sono punti bassi e catenelle e sotto le catenelle si crea un foro, questo è l'archetto. Quindi lavoriamo qui un punto basso, una catenella e un punto basso nel prossimo archetto. Una catenella, un punto basso nell'archetto. E in questo modo lavoriamo tutta questa riga, che chiameremo riga 1. Un punto basso, una catenella, un punto basso nell'ultimo archetto. E per concludere la riga lavoriamo un mezzo punto alto nella prima catenella della riga precedente. Qui c'è il punto basso, il primo punto basso della riga di preparazione e quello prima è la catenella. Qui lavoriamo un mezzo punto alto e giriamo il lavoro. Lavoriamo 2 catenelle. E cominciamo a lavorare i punti bassi dal primo archetto tra i punti bassi, quindi questo. Questo è il mezzo punto alto, questo è il punto basso, questo è il primo archetto in cui dobbiamo lavorare. E ripetiamo una catenella e un punto basso nel prossimo archetto. E in questo modo completiamo tutta questa riga.
una catenella e alla fine di questa riga lavoriamo anche nell'archetto di catenelle, qui, un punto basso, una catenella e un punto basso nella seconda catenella. Qui avevamo iniziato la riga con 3 catenelle, lavoriamo un punto basso nella seconda. E queste sono le due righe che ripetiamo per fare la sciarpa. Quindi adesso giriamo il lavoro, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e partendo dal primo archetto tra i punti bassi, lavoriamo un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, fino alla fine della riga, quindi fino all'ultimo archetto a disposizione. Che è questo, l'ultimo archetto tra due punti bassi. Queste sono le catenelle iniziali. Lavorato l'ultimo punto basso qui, lavoriamo nell'ultima catenella un mezzo punto alto. E questa riga si conclude così. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle e un punto basso negli archetti tra i punti bassi. Un punto basso, una catenella, un punto basso nell'archetto e andiamo avanti così fino a completare tutti gli archetti. Un punto basso, una catenella, questo era l'ultimo archetto tra i punti bassi, ma in questa riga, come abbiamo capito, lavoriamo un punto basso anche nell'archetto fatto di catenelle, un punto basso, una catenella e un punto basso nella seconda catenella. E queste sono le due righe che ripetiamo appunto per fare la sciarpa. In una riga finiamo nell'ultimo archetto tra i punti bassi, con un punto basso, e poi concludiamo la riga con un mezzo punto alto nella catenella. E nella riga successiva lavoriamo un punto basso in ogni archetto, con le catenelle sempre in mezzo, e alla fine lavoriamo un punto basso nell'ultimo archetto tra i punti bassi, una catenella, un punto basso anche nell'archetto di catenelle, quelle iniziali, una catenella e un altro punto basso nella seconda catenella. In questo modo, da una parte diminuiamo con il mezzo punto alto, dall'altra parte aumentiamo lavorando un archetto, una ripetizione in più, una catenella e un punto basso in più. Ripetendo queste due righe, completiamo tutta la sciarpa lavorando tutta la lunghezza che ci serve. Ho lavorato in tutto circa 190 cm di sciarpa, ripetendo le due righe che abbiamo visto. Alla fine potete finire con una qualunque delle due righe, non ha importanza, ed ora vediamo come fare il bordo intorno. Ho finito la riga con un punto basso, questa è l'ultima riga che ho lavorato ed ora lavoriamo appunto nel bordo. Lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. Quindi questa è l'ultima riga che ho lavorato, questo è il bordo della sciarpa tutto lungo e vedete che da questa parte si sono formati dei buchini, questo, questo. Questo. Ogni due righe c'è un buchino, questi. Lavoreremo in questi forellini che si sono creati e lavoriamo in questo modo. Abbiamo lavorato una catenella e nel prossimo forellino entro con l'uncinetto, porto fuori il filo, allungo un po', filo sull'uncinetto e chiudo. Questo è un punto gambero. Una catenella, entro nel prossimo buchino, porto fuori il filo, allungo un po' e chiudo il punto e una catenella nel prossimo forellino e andiamo avanti così per tutto questo bordo. Se non vedete bene il lavoro, allargate per vedere appunto questi buchini.
e in questo modo lavoriamo tutto questo lato. Arrivati in fondo a questo lato, arriviamo all'inizio del lavoro, alle catenelle iniziali, e qui lavoriamo nello stesso modo. Se apriamo il lavoro, vediamo gli archetti della catenella che abbiamo saltato. Lavoriamo in questi archetti. Intanto un punto gambero nell'angolo, nella prima catenella, una catenella, e partendo dal primo forellino, un punto gambero, una catenella, un punto gambero, una catenella, e così via per tutta questa riga, che è la riga delle catenelle iniziali. Una catenella e un punto gambero nell'ultima catenella, qui, nell'angolo. Una catenella, ed ora lavoriamo sull'altro lato della sciarpa. E lavoriamo allo stesso modo anche sull'altro lato. Da questa parte i forellini sono più uniformi e quindi dobbiamo considerare noi di lavorare ogni due righe. Apriamo bene il lavoro per vedere dove entrare. I forellini ci sono, dobbiamo lavorare sempre ogni due righe. Quindi qui, 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 un punto gambero, una catenella. Salto questo e lavoro su quello dopo. Lavorate sempre bello morbido. Salto questo e lavoro in quello dopo. E in questo modo lavoriamo anche tutto questo lato. Completato tutto il lato, lavoriamo anche l'ultima riga, dove abbiamo lavorato l'ultima riga della sciarpa, nello stesso modo, lavorando un punto gambero nell'archetto di una catenella e una catenella, come abbiamo fatto sull'altro lato corto. Un punto gambero, una catenella e estraiamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo una chiusura invisibile. Qui abbiamo iniziato il bordo, entriamo su tutta la catenella del primo punto del bordo e torniamo al centro della catenella che abbiamo appena fatto. Facciamo un nodino qui dietro e nascondiamo il filo attraverso i punti. E allo stesso modo nascondiamo anche il filo iniziale. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa sciarpetta semplice semplice vi piaccia e che sia un progetto che rifarete. E se lo rifate, non dimenticate di farmi vedere le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me taggandomi in Instagram oppure creando un post nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se vi è piaciuto questo tutorial, non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!